Il cimitero comunale di Sant'Arsenio, per la terza volta da aprile ad oggi, ancora preda dei ladri di rame, in azione come loro consuetudine nel weekend, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Un vile rito che ormai ha permesso ai ladri di depredare quasi completamente il cimitero di ornamenti funebri e di tutto ciò che sia stato costruito con il rame. Prese di mira in particolar modo questa volta le cappelle private, dalle quali sono state portate via i canali e grondaie per il deflusso dell'acqua piovana, anche questi tutti in rame, un materiale prezioso e facilmente appetibile nel mercato nero. Il primo furto nel cimitero comunale avvenne alla fine di aprile, quando furono devastate oltre 100 tombe. Il secondo invece poco più di un mese fa, in questo caso fu presa di mira dai ladri anche la cappella centrale del cimitero. La scoperta anche questa volta è avvenuta di domenica mattina. Un atto vile che ha colpito nuovamente la comunità sant'arsenese e la memoria dei propri defunti. In virtù di questo sembra che l'amministrazione comunale di Sant'Arsenio abbia in progetto l'installazione di telecamere a circuito chiuso per scongiurare il ripetersi di atti predatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della stazione di Polla, che continuano ad indagare per risalire agli autori dell'ignobile gesto.